Io sto con Davide perché è una persona che nella vita di tutti i giorni ha un gran senso del dovere, non solo per se stesso, ma soprattutto per gli altri. Io sto con Davide per rilanciare la nuova classe politica dirigente, in cui i giovani saranno protagonisti del nuovo progetto. Io sto con Davide Malaspina per scardinare un modo anacronistico di fare politica e con progetti importanti e ambiziosi come il turismo itinerante. Io sto con Davide perché è leale e ha dimostrato in questi anni impegno e la capacità di mettere gli interessi dei grammicalesi al di sopra di tutto il resto. Io sto con Davide Malaspina perché è stato l'unico a difendere gli interessi dei grammicalesi in consiglio comunale. Io sto con Davide per la sua spiccata sensibilità verso il mondo dei nostri figli. È tempo di cambiare direzione, di dare una svolta. Scegli bene. Io sto con Davide perché ci prenderemo cura degli spazi al verde della nostra città. Io sto con Davide perché con Davide rilanceremo la zona artigianale e daremo valore alle imprese. Io sono con Davide Malaspina perché con Davide valorizzeremo i prodotti agricoli locali. Io sto con Davide Malaspina. Sono e sarò al suo fianco perché con l'amministrazione Malaspina la scuola tornerà ad essere una priorità. Le necessità formative, educative, ricreative e sportive dei nostri ragazzi torneranno ad essere una priorità. Per il bene di Gran Michele e di quelle generazioni che hanno bisogno di tornare a vivere e a credere nel presente e nel futuro, fai la scelta giusta. Malaspina Sindaco. Buonasera a tutti. Vedere di nuovo la piazza piena dopo due anni di pandemia. Ci vuole un po' di ritorno alla normalità. Scusate se ogni tanto sbiccerò tra i miei appunti, ma l'emozione potrebbe giocare a brutti scherzi. Per me è la prima esperienza politica, eh? È la prima volta su un palco in modalità di oratore. Per iniziare volevo augurare una buona campagna elettorale a tutti i nostri competitor, con la speranza che chiunque sia premiato a guidare le sorti della nostra città operi per il bene comune. Per chi non mi conoscesse, sono Saro Catania, un imprenditore della città. Sono onorato di poter essere qui insieme a tutta la mia squadra a supporto del nostro sindaco Davide Malaspina. Certo, vi dirò, sto vivendo questa campagna elettorale in uno stato di confusione permanente. In giro sento molte chiacchiere e poche verità. Ma avremo modo nei prossimi appuntamenti di approfondire tutto questo. Mi chiedo anche se questa comunità conosce bene il senso del libero arbitrio e vi invito a rifletterci su questa parola. Sapete, sono innamorato della mia città, conosco bene, anzi benissimo, tutte le sue problematiche e tutte le sue sfaccettature. Amo lo sport, amo lo spettacolo, sono un sognatore a occhi aperti. Dove gli altri vedono muri, io mi definisco di vedere finestre. Amo la cultura e apprezzo chi la divulga. Uno su tutti, Andrea Camilleri. Nei giorni scorsi mi sono imbattuto in un suo video che voglio condividere con voi. Dura solo pochi minuti. E poi passo la parola al sindaco Davide Malaspina. Buona visione e grazie a tutti. Creduto nella politica per tanti anni, ho partecipato all'entusiasmo del 45, 46, 47 del rifare l'Italia. Ci siamo riusciti a rifarla. E poi io consegno a mia pronipote un futuro assolutamente incerto, assolutamente oscuro, essendo veramente questo come un peso, come un fallimento che mi porto nella tomba. Siamo noi con le nostre mani che facciamo il nostro futuro, col nostro voto. Partecipate alla vita politica con la
incorruttibilità della giovinezza e con la forza della giovinezza forse riuscirete a compiere questo miracolo. Io ve lo auguro dal fondo del cuore. È facile cadere nel populismo, nell'antipolitica, ma l'antipolitica non risolve nulla. Il populismo è la fiammata d'un mattino, non ha basi reali. Dovete credere nell'idea nella quale credete, quale essa sia. Vedete, quando ero giovane, io ero convinto del mio comunismo, ma il mio compare Peppe Fiorentino era altrettanto convinto del suo essere democristiano e ci scontravamo, ma nel momento in cui avevamo qualche cosa di comune eravamo felici di poterla portare avanti l'uno a fianco dell'altro. È l'augurio che vi faccio. Noi siamo out. Non crediate che i Renzi, i 5 Stelle o le altre cose siano dentro la vostra storia. Loro sono già cadaveri, sono già fuori dalla vostra storia. Voi teneteli lontani dalla vostra storia, dalla vostra famiglia. Fatevelo fuori. Già è difficile stare su questo palco e vi posso garantire, cari amici, cari concittadini, che è veramente una grande emozione essere qui su questo palco con questa ampia platea fatta di amici, gente comune, ma soprattutto vi posso garantire che è tanto emozionante essere qui su questo palco con tutta questa gente che vedete alle mie spalle. Questo applauso se lo meritano perché hanno deciso di scendere in campo e hanno deciso di scendere in campo per la nostra città, per la nostra Gran Michele. Gente comune, gente come voi, gente che incontrate tutti i giorni, gente che incontrate in piazza, li incontrate per lo svolgimento della loro attività professionale, per i vostri bisogni. Insomma, gente comune che è sempre presente sul territorio e che è sempre disposta a darvi una mano e oggi decise di scendere in campo per spendersi per la nostra città, Gran Michele. E quindi un applauso se lo meritano. Nessuno di loro ha bisogno di presentazioni, perché come dicevo prima li conosciamo e ci conosciamo un po' tutti. Gran Michele è piccola, la nostra storia parla di noi, la nostra vita parla di noi. Però un passaggio veloce lo voglio fare, voglio ringraziare Antonino Amarù, Graziella Palmieri, Alessandro Insirillo, Irene Occhipinti, Maria Teresa Salafia, mio fratello, come non ringraziarlo, Domenico Malaspina, scusate le spalle, Marilu Saitta, il nostro caro amico Angelo Attaguile che ha sposato questo percorso e oggi è su questo palco con noi, con i giovani, e che vuole mettere a disposizione le sue esperienze, le sue competenze al servizio di una comunità giovane che oggi si spende per questa città e quindi lo dobbiamo ringraziare. Maria Concetta Umana, Concetta Fragapane, Saro Catania che si è già nascosto ma ha fatto anche lui la sua parte, Alda Castronuovo, Fabio Lobianco, Rocco Nicastro, Fabio Sapienza, Giuseppe Giaquinta, alcuni di loro avevano anche la timidezza nel postare una foto nel facsimile. E gente comune va apprezzata e rispettata per questo. Quindi io li ringrazio per sostenere questo progetto che di sicuro sarà un progetto che potrà portare la nostra piccola città
a ritornare agli albori che tutti ricordiamo e che tutti l'hanno fatta conoscere nel Calatino e in tutto il comprensorio come una città modello e da seguire e da esempio. Qualcuno in questi giorni mi ha chiesto e mi ha detto: ma a te chi te lo fa fare? Oggi un sindaco, e fare il sindaco e amministrare una città è un percorso difficile, è una scelta difficile già da affrontare, ma noi siamo coraggiosi e siamo qua sul palco, ci stiamo presentando alla città, stiamo mettendo le mani e la faccia perché siamo sicuri che qualcosa di buono la possiamo fare e siamo capaci di poterla fare. Siamo scesi in campo per onorare una sfida, non una sfida fine a se stessa e nemmeno una vittoria fine a se stessa laddove si raggiungesse l'obiettivo, ma vogliamo cercare di amministrare questa città in segno di totale discontinuità con quelli che sono stati 30 anni di politiche di malgoverno che l'hanno ridotta a questa situazione attuale. Noi ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo. Le amministrazioni che si sono succedute sono spesso rimaste imbrigliate in una rete di ricatti, di veti, di debiti da cambiare o da riscuotere, che poi hanno condotto il nostro piccolo paese allo stato che è proprio sotto i vostri occhi. Ebbene, noi abbiamo un'altra visione di Gran Michele, abbiamo la convinzione e la capacità di dire: oggi noi possiamo spenderci per il nostro territorio e lo facciamo assieme a voi se ci darete la possibilità di scendere in campo. Noi già ci siamo e adesso il resto spetta a voi. Gran Michele ha bisogno di una classe politica che sappia assumersi la responsabilità di scegliere ciò che è giusto per il cittadino e che non pensi solo all'attaccamento alle poltrone. In questi giorni assistiamo a politici e politicanti che girano per la città e si proiettano al futuro come se il passato non contasse nulla, come se la gente avesse la memoria corta e non ricorda. E allora noi vogliamo rispolverarla questa memoria, vogliamo dire che solo chi non ha amore per il territorio e solo chi ha attaccamento alla poltrona può creare tutti quei meccanismi tali da creare lo stato di immobilismo che oggi imperversa e che in ogni modo dobbiamo cercare di scardinare. Oggi a Gran Michele e per quest'anno per la prima volta abbiamo uno strumento importante che è il nuovo sistema elettorale. Per chi non lo sapesse, voglio fare questo breve passaggio perché è molto importante. Oggi abbiamo un sistema elettorale che consente di scardinare, di bloccare, di sbarrare quelle porte girevoli che hanno consentito negli anni ai soliti noti di poter saltare da uno schieramento a un altro dimenticandosi il passato. Basta cambiare vestito, basta cambiare casacca, Gran Michelesi, basta continuare a rinnegare e negare se stessi, è il momento di cambiare e noi oggi una svolta la possiamo dare. Ci sono qui le persone giuste, una squadra che scende in campo e una squadra che si mette al vostro servizio. Oggi ho la consapevolezza che non avere in coalizione chi ha pensato di contrattare la propria identità con gli altri dimenticando del proprio passato mi consente e mi dà l'opportunità di poter arrivare ad amministrare la nostra città a mani libere. Proprio per questo io mi voglio rivolgere a tutta la gente libera, a tutti i commercianti liberi, gli artigiani, gli agricoltori, a tutte le persone libere di questo paese.
Niente più ricatti, niente più debiti da pagare, solo uomini liberi, solo persone libere che vogliono spendersi e che vogliono investire su una classe dirigente nuova. Ricordo benissimo la voglia di cambiamento che avete avuto tutti voi 5 anni fa. Avete voluto votare il cambiamento, avete voluto votare una reale alternativa per questo territorio e l'avete fatto mettendoci anima e corpo. Purtroppo siete stati delusi come lo siamo stati tutti. Abbiamo assistito ad anni di disastri, degrado, una politica che ha disatteso ogni aspettativa, una politica che si è presa in giro di un'intera comunità e che oggi ritorna più lucida che mai, dimenticandosi del passato e dimenticandosi ciò che ha gridato in queste piazze. Chi è che ha invocato il cambiamento? Chi è che si è sbeffeggiato degli altri? Chi si è sbeffeggiato di chi? Ha voluto dire chiaramente ciò che voleva fare e qual era il percorso da seguire, ma voi avete votato un'alternativa e noi siamo stati contenti di questo, però oggi purtroppo siamo qui e siamo tutti delusi di quanto accaduto. Questo, Granmichelesi, è il momento giusto per dare una svolta. Dicevo prima, molti mi hanno detto: chi te lo fa fare? Oggi si presenta un panorama e uno scenario politico che voi tutti conoscete e che dovete analizzare e che vi invito ad analizzare attentamente. Da una parte abbiamo coloro che 5 anni fa a gran voce si sono presi gioco di questa piazza e che oggi, dimenticando completamente il loro passato, si ripropongono. Dall'altra parte, il buio! Abbiamo il buio, Granmichelesi. Io, in questi 5 anni, su quell'aula, all'interno di quell'aula, ho difeso i vostri diritti, ho difeso i vostri interessi e sfido chiunque a poter dire il contrario e a dimostrarmelo. Io parlo con i fatti. Cinque anni di promesse disattese. Qualcuno mi ha detto: ma come mai? Se avessi voluto scegliere la strada più facile, la strada più breve, vi posso garantire che sarebbe stato più semplice per tutti. Anche io avrei avuto la mia poltrona. Quella è una poltrona che simbolicamente abbiamo voluto mettere su questo palco. Una poltrona per tutti non va bene, perché noi siamo tutti per strada, siamo tutti in mezzo alla gente e vogliamo stare in mezzo a voi. 5 anni di battaglie, sono stato solo in consiglio comunale, mai un'iniziativa comune con tutti i consiglieri comunali che oggi stanno tutti rintanati all'interno di un'unica lista. Io credo in Davide contro Golia, io la battaglia la porto avanti. La battaglia la porto avanti e ho il coraggio di portarla avanti, perché non ho bisogno di nessuno, perché quando sei solo e capisci che ti lasciano solo perché forse sei differente rispetto a loro, questo è proprio ciò che mi dà la marcia in più per andare avanti. E io su questo spirito, cari amici, ho deciso di scendere in campo, supportato anche da questa squadra che comunque mi ha dato l'energia, ha cercato di coinvolgermi, perché capite bene quanto sia difficile questa scelta. Ma noi, come dicevo prima, siamo persone di coraggio, siamo persone per bene. Siamo persone che ci rimbocchiamo le maniche della nostra camicia e abbiamo tanta voglia di fare per il nostro territorio. Io sono sicuro che questo nuovo sistema elettorale ci darà una grande mano. Vi spiego brevemente in che cosa consiste, perché avete la possibilità di votare un candidato sindaco, il candidato sindaco che riceverà la maggioranza delle preferenze della sua squadra, verranno eletti 11 consiglieri, i consiglieri più votati, quindi tutte brave persone che oggi, grazie a questa faccia, potrebbero avere l'opportunità di amministrare. Il secondo candidato sindaco che prenderà più preferenze
andrà all'opposizione con 5 consiglieri comunali. Dalla terza lista in poi non sarà eletto più nessuno. Diamo un taglio, cambiamo, svecchiamo tutto, diamo la possibilità ai giovani, alla gente nuova di andare avanti. Diamola questa possibilità. Vi ricordo solamente che in questi 5 anni ha amministrato una maggioranza, non maggioranza, con 4 consiglieri comunali e 12 all'opposizione. Ringraziate quelli che stavano all'opposizione, perché se oggi il nostro paese si trova in queste condizioni, la responsabilità è anche loro. Il mio voto vale 1, ne avevo altri 14 contro. Io ho cercato di fare i vostri interessi e di impegnarmi al massimo. Adesso dico, sarete voi a poter giudicare. Se qualcuno pensa che io stia mentendo, chiedo di essere smentito. Oggi abbiamo i consigli comunali che vengono videoregistrati, e questo grazie agli amici di GranMichele.eu che puntualmente durante tutti i consigli comunali sono stati presenti. Basta guardare le registrazioni e avete la possibilità di capire da quale parte sta chi. Noi ci siamo. Adesso non voglio annoiarvi con le mie parole perché sono un chiacchierone e mi piace anche andare avanti. Noi vogliamo essere un po' critici e per essere critici vi vogliamo mostrare alcune immagini che vorrei in un certo senso commentare con alcuni di voi. Prendo questo microfono, scendo in mezzo alla gente perché così ho una visione anche io del palco e posso stare in mezzo a voi, così come vogliamo stare in mezzo alla gente. In mezzo alla gente. Metto più avanti così i microfoni non fischiano. Qualcuno di voi riconosce quell'immagine? Qualcuno di voi riconosce quell'immagine? Vediamo, mi rivolgo a qualcuno che magari... Qualche sportivo, mi suggeriscono qualche sportivo, passo dall'altra parte della barricata e vado a individuare qualche giovane. Ciao, puoi dire come ti chiami? Sirio, riconosci quel cancello? Lo stadio. Ripetilo più forte. Stadio comunale. Lo stadio comunale. Quando ricordi di aver visto l'ultima partita allo stadio comunale? Un po' di anni fa. Come mai non sei più andato? È chiuso. Chiuso? E chi l'ha chiuso? Non ti voglio mettere in difficoltà e non ti voglio mettere in imbarazzo, te lo voglio dire io chi è che l'ha chiuso. Una politica che non ha voluto amare lo sport, una politica che non si è interessata dello sport. Questo progetto è stato presentato in pompa magna, è stato fatto anche un bellissimo incontro, anche io ho partecipato a quell'incontro, era un bellissimo progetto cui tutti ambivamo di poter realizzare nel più breve tempo possibile, ma che in realtà al momento rimane ancora un'opera incompiuta. Non so quante volte in Consiglio Comunale è stato chiesto lo stato di avanzamento dei lavori, ma anche il loro relativo completamento. Ebbene, sono passati anni, ancora lo stadio è chiuso, tanti lavori ci sono da fare e dobbiamo sempre ringraziare la società civile perché a Gran Michele lo sport, oramai da anni, molti giovani nostri sono andati per l'amore di svolgere la propria attività sportiva nei comuni limitrofi. Proprio ieri è stata inaugurata la tensostruttura affidata a un'associazione di giovani privati che hanno deciso di scommettersi sul territorio. Io ringrazio sempre i privati, i giovani che si scommettono, però forse questo è il primo spiraglio che consentirà a Gran Michele di ripartire, perché se aspettiamo ancora la buona politica, strada ce n'è da fare. Gran Michele, speriamo presto di poter ritornare a vedere quella scritta, quei colori giallo-rosso. Io ricordo di averle viste qualche partita, non sono un giocatore, non sono un calciatore,
ma sono una persona che ama lo sport e ama vedere le cose belle. E speriamo presto di ritornare in quello stadio a tifare la nostra squadra. Passiamo alla prossima immagine, vediamo cosa c'è a sorpresa. Cos'è questa? Qualcuno mi suggerisce cosa? Le buche. E cosa sono le buche? Sarà un tavolo da biliardo? No. Ecco, sappiate che a Gran Michele le strade si rifanno solo quando passa il Giro d'Italia e due mesi prima delle elezioni. Per chi avesse la memoria corta e in questi anni ha passato giornate intere all'interno delle officine meccaniche, buon per loro che hanno lavorato, dei gommisti, dei centri autoriparazione, perché purtroppo a Gran Michele le strade sono tutte di questo tipo. Rattoppi da una parte, la prima pioggia, c'è il buco dall'altra. Però attenzione, tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare. Ci sono le elezioni, facciamo. Ripariamo le nostre strade e così magari per chi ha la memoria corta abbiamo la possibilità di dire che qualche cosa alla fine si è fatto. Abbiamo qualche altra immagine, non ricordo. Andiamo avanti con le immagini. Oh! Un'immagine simpatica, un animale molto carino. Qualcuno di voi lo riconosce? Allora, i più piccoli mi dicono il toro, qualcuno più grande? L'ognu. Allora, l'ognu, per chi non lo conoscesse, questo è un simpatico animale che sta andando di moda nei social negli ultimi giorni. Ebbene, voglio dirvi solo questo: sappiate che in ognuno di voi c'è un ognu, o meglio, l'ognu, secondo i messaggi che stanno passando in questi giorni, rappresenta colui che ha una visione distorta della realtà. Cioè, faccio degli esempi pratici. Se a Gran Michele la mensa non funziona, le mamme sono ognu, perché non si rendono conto che la mensa sta funzionando, anche se poi la stessa non funziona veramente. Ho voluto fare questo esempio per essere capito in maniera spiccia. Siete tutti gnu voi e non vi rendete conto che le strade sono perfettamente asfaltate. Siete tutti gnu voi che non vi rendete conto. Mi ci metto anche io, gnu sono anche io, perché comunque ci sono delle strade che percorro e mi rendo conto delle difficoltà che ci sono. Siamo tutti degli gnu. Perché Gran Michele è un paese pulitissimo, il decoro urbano brilla dappertutto, siamo riconosciuti in tutto il Calatino, ma non ce ne rendiamo conto. A Gran Michele è tutto perfetto. Ci sarebbe un po' da rivedere le posizioni. Tanto si è detto, ma tanto ci sarebbe ancora da dire, ma mi voglio fermare qui. Adesso, per non fare diventare un comizio un po' uno show, e non voglio annoiarvi, anche se vi vedo attenti e vi ringrazio per tutta questa partecipazione, ritorno sul palco giusto per dare delle pillole. Oramai la moda è parlare di pillole su quelle che sono le idee che noi abbiamo per amministrare questa città. Invito i candidati a risalire sul palco, scusate. La bocca inizia a seccare. Senti di nuovo l'audio? Lo prendo schierato. Ok. Simpaticamente abbiamo voluto distribuire questo volantino. Un volantino dove sinteticamente abbiamo individuato delle aree tematiche. Non abbiamo avuto il tempo di preparare la proiezione, ma sarebbe stato anche interessante vederlo magari assieme, esaminarlo assieme. Abbiamo usato i colori perché vogliamo che questo nostro paese ritorni a essere un paese colorato, un paese bello, un paese ammirato.
E abbiamo alcune idee che così abbiamo voluto sintetizzare e che approfondiremo anche nei comizi successivi e nei prossimi appuntamenti. Ripartiamo dalle idee per una buona amministrazione. Sappiamo benissimo quanto sia difficile l'approccio a volte con le pubbliche amministrazioni, lungaggini burocratiche, difficoltà a interfacciarsi con gli uffici, specie per la gente più anziana. Ebbene, il nostro impegno sarà quello di rendere tutte le procedure relative all'approccio che il cittadino ha con la pubblica amministrazione tutto più semplice, tutto più facile. Abbiamo riscontrato negli anni, e torno a ripetere, difficoltà da parte di nostri concittadini, specie più anziani, a interfacciarsi con gli uffici, e vogliamo andare in aiuto anche di queste persone. Digitalizzazione dei servizi al cittadino, una cosa semplice di cui si parla un po' dappertutto, ma dove ancora Gran Michele è rimasta un po' alla preistoria. Abbiamo anche delle idee per una Gran Michele sana e solidale. Sappiamo bene quanto sia importante la salute dei nostri concittadini, di tutti noi, ma soprattutto anche dei più piccoli. Ebbene, vogliamo avviare dei programmi di prevenzione sanitaria all'interno delle scuole, delle piscine, delle palestre. E soprattutto una cosa che ci tengo a dire: non avremo più zecche all'interno delle scuole, eh? Avremo la lungimiranza di programmare tutto per tempo, perché non è possibile che la scuola deve aprire e dopo 3 giorni si fa la disinfestazione. Abbiamo avuto 4 mesi di chiusura per farla, vergogna! Scusate, questa non è una buona politica, questa non è capacità amministrativa, questa è incapacità a sapere programmare anche le cose più semplici. Non ci vogliono geni per fare queste cose. Scusate se sono magari un po' crudo nelle affermazioni, però qualche cosa scappa. Gran Michele cresce, ripartiamo da nuove idee per lo sviluppo economico. Sappiamo bene quanto la crescita economica del territorio sia importante per il benessere di tutti. L'economia, sono soldi che girano, gente che viene. Vogliamo aiutare i giovani che vogliono fare impresa. Ci occuperemo di creare uno sportello per le start-up, ma lo abbiamo già fatto in questi 5 anni. Con molti di voi ci siamo incontrati, abbiamo fatto degli incontri, orientamento al lavoro, l'abbiamo fatto gratuitamente, non l'abbiamo pubblicizzato, ma abbiamo prova di quello che abbiamo fatto, perché noi non lavoriamo solo in campagna elettorale, ricordatevelo. Potenzieremo l'ufficio SUAP, lo sviluppo economico, vogliamo fare ripartire Gran Michele. Qualche mese fa, se qualcuno ha memoria, si parlò di ZES. Le ZES sono zone economiche speciali. È stato veramente triste sentire dire a un nostro amministratore, il nostro primo amministratore, il nostro primo cittadino, che gli uffici erano oberati di lavoro e non abbiamo potuto partecipare, e quindi i nostri operatori commerciali non hanno potuto beneficiare delle iniziative destinate a tutti quei comuni che partecipavano e aderivano alle zone economiche speciali. Questo è disattenzione nei confronti del territorio e non è amore per la propria città, e mi sento di poterlo gridare forte. Smentitemi. Gran Michele, città esagonale. Abbiamo voluto studiare delle idee per quanto riguarda l'edilizia e l'urbanistica. Su questo abbiamo un progetto che è abbastanza ambizioso. Spiegarlo brevemente sarebbe impossibile, ma vi voglio lanciare l'idea. L'idea è quella di valorizzare il patrimonio immobiliare comunale, privato, ma anche comunale, pubblico. Questo processo consentirà a tutte le imprese, parlo di artigiani, parlo di commercianti, di poter ricominciare a lavorare, di poter rimanere qui
e di non essere costretti tutte le mattine a prendere la macchina per andare a lavorare fuori. Gli altri paesi producono, le altre città producono, non capiamo perché a Gran Michele non è possibile tutto questo. Abbiamo delle maestranze che sono rinomate in tutto il territorio, conoscono tutti gli artigiani granmichelesi, l'economia è importante, conoscono tutti la nostra agricoltura, i nostri prodotti locali, però ci siamo fatti dimenticare da tutti. Si ricordano di noi solo del passato, una volta, c'era una volta. Signori miei, io ho quasi 40 anni, ma molte persone che hanno fatto politica qua a Gran Michele, sappiate che ancora sono lì, all'interno di quell'aula. Significa che in 40 anni non è cambiato nulla. Diamolo una svolta, miglioriamo il nostro territorio. Un progetto ambizioso che abbiamo voluto chiamare Gran Michele Viva. Gran Michele Viva, già il solo titolo dice tutto. Abbiamo pensato a Gran Michele con quattro stagioni di vita. Un'estate dedicata al fitness e alla musica. Un autunno di cultura e spettacolo. L'inverno dedicato alle feste principali, il Natale e il Carnevale. La primavera dedicata ai convegni e alle fiere. In questi anni abbiamo e dobbiamo comunque continuare a dire grazie ai privati, a quelle associazioni che si sono spese per questo territorio, ma il comune, il nostro ente, deve essere protagonista di queste attività. Non può solamente affidare agli altri all'esterno tutto per lavarsene le mani. È bello salire sul palco in pompa magna e poter dire abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, ma grazie dobbiamo dirlo sempre agli altri. Noi vogliamo vedere le vostre capacità amministrative, non quelle degli altri, perché quelle degli altri le conosciamo. Io non penso che il cambiamento stia da qualche altra parte, e non voglio essere presuntuoso rispetto a quello che stasera state vedendo su questo palco. Qui abbiamo forze capaci, energiche e competenti, e se ci metterete alla prova vi daremo dimostrazione di quanto ho detto, e se avremo sbagliato nei vostri confronti ci assumeremo anche la responsabilità di accettare la sconfitta, ma noi siamo dei vincenti e vi dimostreremo, dico, che questa battaglia la vinceremo. C'è una frase che oramai, sapete, sui social si vede un po' di tutto, però girando mi ha colpito e ve la voglio leggere. Dove non osa il coraggio degli individui regna l'abitudine. E così si regalano la gioventù e le aspettative alle vicende degli altri, rimanendo spettatori passivi della nostra stessa esistenza. Noi tutti dobbiamo essere primi attori. È proprio vero, è proprio per questo noi stasera siamo qui. Vi ringraziamo per essere stati presenti e vi invitiamo all'appuntamento di domenica alle ore 20:10, sempre qui su questa piazza, su questo palco, dove avrò modo di farvi apprezzare anche le qualità della nostra squadra, avrete modo di sentire altre voci e avrete modo anche di poter valutare e di operare per il prossimo 10 e 11 ottobre una scelta serena, ma una scelta che sia di riscatto e di futuro per la nostra città, perché noi il futuro della città lo vogliamo scrivere insieme a voi. Grazie, grazie. Io ho concluso.